Eccoci qua. Una buona sera. Benvenute a questa Zoom del insomma, anche che giorno è? Giovedì, stava di lunedì, ma è a Stoppable comunque. Questa sera abbiamo un ospite, sapete da circa 10 giorni che era presente, mi ha detto subito di sì, ha accolto subito il mio invito, sono felicissima. È una ragazza che avete visto sul palco per la premiazione PMD, un PMD non voluto ma desiderato, proprio mani, piedi, denti, sudore, voglia, sacrificio. Lo so, l'ho vissuto con lei, noi ci scriviamo ogni tanto, la seguo, mi piace tanto. Letizia sta facendo grandi numeri, ha fatto grandi numeri. Che dire, lei, se io penso a lei, penso, la prima cosa mi viene la determinazione senza pensiero, voglio e prendo. Questo dovrebbe essere l'atteggiamento per volere e prendere la nostra vita meravigliosa. Quindi non vado oltre, ve l'ho presentata, ci parlerà un po' di lei, se poi avete delle domande le facciamo nella parte finale. Benvenuta Letizia e grazie. Grazie, grazie Sara, grazie delle tue parole. Per me è sempre un onore partecipare alle Zoom del tuo team, perché a parte che ti reputo un'amica, ma poi gran parte di quello che mi sta succedendo comunque io lo devo grazie a te, perché non so se lo sapete, ma quando io stavo decidendo realmente se tuffarmi in questa attività, Sara ha avuto delle parole per me, mi ha dedicato il suo tempo, mi ha accolto in casa sua e mi ha mostrato la sua vita come fosse cambiata e mi ha detto delle frasi che mi sono entrate nel cuore e io tornando da quell'appuntamento mi sono sentita una spinta, quindi io non posso assolutamente non condividere quello che è stato il mio successo con lei e con il suo team, assolutamente, è una cosa che proprio farò sempre, sempre, sempre. Io la stimo tantissimo, l'ammiro tantissimo e veramente per me è un onore che lei mi ritenga insomma degna di poter ispirare il suo team, veramente. Cioè, se io penso che veramente ero come un pulcino bagnato, no? Quel giorno che stavo a casa sua, timorosa, insicura, una donna che comunque si sentiva fallita perché ero incinta, non avevo più lavoro, e ero nella casa della donna della PMD più veloce in tutta Europa e io sapevo benissimo quello che comunque significasse, perché noi abitiamo in un paesino e le voci comunque corrono. Era un gruppo di supporto davanti a me proprio in carne ed ossa e quindi mi sentivo, no, così un pulcino bagnato, e adesso invece da PMD appena fatto veramente è qualcosa di troppo emozionante, troppo 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 emozionante, quindi grazie Sara. E che dire, mi è successa appena una cosa, due cose mi sono successe oggi. Una, ho firmato per una macchina nuova fiammante, una GLA della Mercedes. Veramente c'è un'emozione addosso pazzesca, perché pensare di poter fare un acquisto del genere era veramente impensabile per una donna, mamma bis, mamma quasi bis, licenziata mentre ero incinta, che veramente non aveva nemmeno la prospettiva di mangiarsi una pizza, e lo dico sempre, perché io ero sotto zero, cioè avevo solo che debiti collezionati da errori passati, e veramente anche spendere 50 euro per andare a mangiare una pizza con la mia famiglia era una cosa in più che sicuramente avrei dovuto evitare. Oggi ho firmato su due piedi, vista ieri, già deciso per il sì ieri, però sono tornata oggi perché sapete, insomma, ci sono delle cose, comunque dei documenti che devi portare, un'emozione pazzesca, pazzesca, pazzesca a dire poco, veramente. E poi un'altra cosa che mi è successa oggi è che mi ha riscritto una mia ex collega, nonché amica,
mi ha detto che un po' mi invidia, invidia tutte noi che stiamo avendo un successo con questa attività, perché è anche lei del mio paese, quindi le voci corrono, diciamo, un paesino ha sfornato 9 PMD, se non erro, perché la nonna è dei vostri, è Anna, Foligno, Montefalco, Casale, vabbè, però le voci corrono. E mi ha detto, guarda Letizia, io vi invidio tanto, a fine mese io non arrivo, non perché io sia interessata ad entrare, no, assolutamente, però ma come fate a vendere sta cosa, ma cioè come fate? Cioè, semplice, Juice Plus è straordinario, non è una vendita, è una condivisione. Allora io le ho fatto un vocale proprio prima che iniziasse la Zoom, le ho detto, ascolta Alessia, io non vendo nulla, io ho aperto il codice nel 2015, un anno prima veramente che io iniziassi davvero, e l'ho aperto soltanto perché volevo guadagnare, avevo un lavoro, non avevo bisogno di dimagrire, non avevo capito che cosa fosse Juice Plus, che non fosse comunque una dieta, non lo sapevo, no? Che non avevo capito, insomma, che fosse qualcosa che facesse bene a prescindere, volevo semplicemente guadagnare. Mio fratello l'aveva intrapresa sia questa attività che il programma, e tempo 2-3 giorni non ho fatto nemmeno arrivare il corriere, ho rimandato indietro tutto. Io non so se tra di voi c'è qualcuna che aveva pensato di farla questa cosa qua, presa dallo sconforto, perché comunque no, ci sono i momenti di sconforto, quando si inizia c'è la sindrome delle montagne russe, oggi sono alle stelle, oggi mi sento giù perché lei che mi aveva detto che sarebbe entrata non entra più, non si fa più sentire, è sparita, succede. E se avete pensato di mollare, sappiate che io non avevo per niente iniziato, cioè io non avevo nemmeno iniziato, ok? Poi che cos'è successo? È successo che realmente ho avuto bisogno del programma, perché ero incinta, mi facevano tanto male le gambe, e lì mio fratello mi ha detto, ha lasciato vedere l'attività, mi ha detto inizio il programma perché ti fa bene. Tempo 10 giorni, ho sentito le mie gambe veramente volare, da che erano piene di ritenzione, piene di gonfiore, piene di dolore. Io tempo 10 giorni ho detto proprio, mi sono guardata allo specchio, ho preso il cellulare, mi sono messa il costumino, cioè avevo il pancino, e ho detto, Letizia, tu fai un sacco di soldi. È stato proprio così. Perché avevo sentito che Juice Plus ha detto di sì, sbanco. Avevo sentito che Juice Plus era qualcosa di pazzesco. Di pazzesco. Io non dormivo, cioè io in qualsiasi Zoom, Sara, mi dispiace, io non posso parlare, non parlare di Juice Plus, io non lo posso fare. Perché lo amo al profondo del mio cuore, lo amo. Io tempo 10 giorni ho sentito veramente sparire tutto quello che era il male, il dolore. Poi è stata tutta una conseguenza il fatto che non ho preso chili in gravidanza, che ne ho presi solo 8, che adesso sono molto più magre rispetto a prima che rimanessi incinta. È stata tutta una conseguenza, è tutta una cosa in più, però uno non ci pensa, no, al benessere, non ci pensa. Però quando c'è, cioè, la differenza fra lo star così così e star tanto, non ce la farei più a tornare indietro. Cioè, il mio successo è dovuto al fatto che se domani mi troncassero il codice, puta caso, cosa che non succederà mai chiaramente, però no, adesso per farvi un esempio tangibile, io comunque continuerei a mangiare Juice Plus. Cioè, senti le che passano magari... adesso no, neanche si può chiamare concorrenza, perché secondo me non c'è concorrenti, e ti viene da dire, ma scusa, ma come fai, ma come fai quello che mangia, come fai? Non è questione di quello che ti mettono a vedere su 1 euro, 2 euro, 10 euro, ti potrebbero dare veramente, a me potrebbero le commissioni 10 volte tante, io non le prenderei in considerazione assolutamente. E è questo che io ho risposto alla mia amica, le ho raccontato la mia storia, perché
in fin dei conti quello che è la nostra storia. E io ho raccontato di quando non conoscevo, e ho raccontato di quando ho conosciuto e come. E le ho spiegato che prima, nel primo caso, io volevo vendere qualcosa per guadagnare qualche soldo extra. Nel secondo caso, invece, avevo capito che avrei condiviso. C'è differenza fra vendere e condividere. Quindi le ho detto: Alessia, prova sto programma perché è una bomba, e dopo puoi capire perché ci stanno tutti sti guadagni dietro. Cioè, se il prodotto non fosse eccezionale, non funzionerebbe, no? E poi entrano perché veramente funziona. Chiaro che non piove niente dal cielo, perché vabbè che è un miracolo, ma ci vorrebbe Padre Pio, tutti i santi insieme, per far sì che piovesse tutto dal cielo senza sudarsi. È impossibile, è impossibile. Poi quello che dico sempre è comunque che è un'attività aperta sicuramente a tutti, quindi cioè, se tu sei dentro perché vuoi arrotondare, perché vuoi pagarti la rata della macchina senza andare a pescare al tuo conto corrente, sia che tu vuoi pagare il tuo mutuo, pagare uno sport dei figli, lo puoi fare, assolutamente. Sappi che se tu vuoi cambiare la tua vita, qui hai la possibilità realmente di farlo. E chiaramente non è uguale l'impegno, no? Che si mette. Io ho dato anima e cuore. Ho investito, investo tuttora, insomma, tutto il mio cuore, no? Poi l'attività evolve chiaramente. Si inizia parlando con tantissime persone ogni giorno, poi magari sei in focus, anche se magari a come ispirare il team attraverso un post. Ok, e cambia tutto quanto, però chiaramente devi dare tutto a te stessa. Molte volte mi capita di vedere post del mio team che sono buttati lì, come per dire, tanto per ingannare se stesse, per dire vabbè, ho fatto il post, ho fatto il mio dovere, però sono magari piatti di pasta buttati là, cioè la gente non vuole vedere quello che mangiamo, parliamoci chiaro, cioè non è l'insalata, non è la zucchina, non è il piatto di pasta, è il fatto che tu racconti comunque un po' di te, anche attraverso un piatto di pasta, però devi raccontare quello che è per te mangiare un piatto di pasta in libertà, cioè devi metterci sempre il cuore, perché da Antonella Clerici ce n'è una, cioè, noi non siamo le Antonelle Clerici della situazione, chiaramente, e di conseguenza dobbiamo dare noi stesse, dobbiamo trattare Facebook come il nostro diario. Poi meglio di Sara non ve lo può dire nessuno, però io quello che faccio è questo, non ho niente di impostato in realtà. Il mio profilo è molto vario, perché comunque varia a seconda dei miei stati d'animo. Ci sono dei momenti in cui mi sento più vamp, dei momenti che mi sento più mamma, dei momenti che mi sento divertente, più ironica, la mamma sexy, la mamma che ha delle riflessioni più profonde. Ci sono io, non ho niente di impostato, ed è questo quello che dobbiamo fare, no? Dobbiamo semplicemente condividere i nostri stati d'animo senza pensare a produrre un certo determinato. Chiaro che sì, il nostro scopo comunque è quello di portare le persone ad aprirsi a noi, questo è chiaro, no? Quindi è chiaro che quando si pubblica qualcosa va visto anche con un po' di autocriticità, no? Perché bisogna chiedersi che cosa voglio che succeda, no? Qual è la reazione che mi aspetto dalle persone che mi seguono? Bene, la otterrò io, se fossi nel mio pubblico, cosa vedrei trasmesso attraverso il mio post? Questo è chiaro che ce lo chiediamo, però buttiamoci, apriamoci, facciamo vedere quello che abbiamo nel cuore, perché quando poi abbiamo capito il meccanismo, no? Riusciamo a mettere la trasformazione, riusciamo a mettere la ricettina, riusciamo a mettere la riflessione, riusciamo a mettere il lifestyle, tutto in una combinata che porterà le persone a seguirci, perché è questo, noi siamo delle imprenditrici
delle imprenditrici digitali, delle imprenditrici ispiratrici, e questo è, però tutto deve partire dal nostro amore per tutto. Cioè, io ho amato subito profondamente questo discorso qua, cioè una volta che io ho capito realmente quello che fosse Juice Plus e ho capito realmente come mi sarei dovuta muovere, tutto automaticamente si è semplificato. No, di conseguenza sapevo che mi sarei dovuta aprire come mamma, sapevo che le mamme mi avrebbero chiesto informazioni, mi avrebbero chiesto insomma di potermi aprire a loro attraverso una chat e quant'altro, e poi automaticamente sarebbero entrate insomma nel mio gruppo, nel mio team e quant'altro. Sapevo tutti i passi, però tutto si era semplificato dentro di me. Questa è la cosa, prima, che bisogna avere chiaro un processo semplice. E io, quando ho capito che amavo Juice Plus e che dovevo semplicemente condividerlo, che le mamme mi avrebbero scritto, che io avrei raccontato la mia storia e che tutto questo era veramente semplice e tutto si è rivelato semplice, io ho amato tantissimo sin da subito, sin dal primo momento, questa attività. Mi sono sentita subito una privilegiata. Io non ho aspettato le prime commissioni per sentirmi veramente parte di questa cosa. Io mi ci sono sentita da subito. Io dal primo momento in cui ho preso il cellulare, consapevole di quello che stavo facendo, sapevo che da quel momento io ero una donna libera che aveva l'opportunità straordinaria di guadagnare attraverso un cellulare accanto alla mia famiglia. E questa cosa mi ha mandato fuori di testa, già fuori di testa. Non mi sono assolutamente preoccupata di avere subito dei sì, sapevo, non era possibile. Mettiamoci insomma, facciamoci un esame, no? Pensiamo a quello che stiamo facendo, cioè non so come raccontarvelo, però non si può pretendere così tanto dalle persone che ci dicano subito sì, no? In fondo ci hanno appena conosciuto, ci vuole del tempo, no? Affinché loro comunque si affidino a noi. Quindi io non mi aspettavo niente in realtà, perché ero una ragazza di cui la gente poteva benissimo non fidarsi, perché sapevo che erano delle persone che mi avevano messo ok a un post, non sapevano niente di me, non sapevano realmente nulla della mia vita, non sapevano se ero una persona seria, se ero una ciarlatana, se il giorno dopo avrei smesso. E quindi io non ci ho pensato neanche che mi potevano dire sì subito. Sarà che io comunque ho fatto lavori da venditrice, e questa cosa, anche se non sono una venditrice e non lo ero nemmeno all'inizio, però mi ha aiutato ad avere pelo sullo stomaco per i no. Però io non me l'aspettavo il sì, cioè in fin dei conti una ragazza che tu conosci in chat, prima non sapevi niente della sua, che manco esistesse, non sai nulla della sua vita, non sai niente di quello che ti sta dicendo, ti sta parlando di un programma che non conosci, cioè io ero felice soltanto di parlare e sapevo benissimo che se sarei stata costante e se comunque avessi fatto vedere giorno dopo giorno che io ero una persona seria, le persone sarebbero tornate, le persone avrebbero visto che veramente di Letizia si potevano fidare. E così è stato, e così è stato. Io non mi sono assolutamente preoccupata del piano marketing, assolutamente, tuttora non ci ho capito niente. Io ho capito soltanto che... Tu, Sara, ci hai capito qualcosa? Beh, dopo, dai, un po' ci vuole, no? La struttura, le cose. Vabbè, certo, è chiaro, però... Ho fatto CVS e non sapevo manco che era. Beh, certo, dopo è chiaro che... Cioè, questo è ovvio, però le percentuali, quello, quell'altro... No, non me ne è importato niente, non me ne è importato niente. Assolutamente. Io ero una donna licenziata, sbattuta veramente fuori da un'azienda e mi sono sentita accolta da quest'altra azienda.
umilmente sono entrata a testa bassa e assolutamente non ho pensato minimamente, insomma, a tutto quello che c'era dietro nei calcoli, cose varie, piani marketing e quant'altro, assolutamente. Mi sono impegnata soltanto a fare, volevo cambiare la mia vita. Quando vuoi cambiare la tua vita, del piano marketing non ti interessa. Non che non sia straordinario il piano marketing, perché è anche quello che ciò che ha fatto cambiare la vita. Però non me ne è importato nulla. Sapevo che comunque il cambiare la vita non era dietro la prima chat, non era dietro il primo sì, non era dietro la prima persona che mi sarebbe entrata nel team. No, il cambiare vita era dentro di me. Io l'avevo deciso. Punto. Da una parte ero felice già di poter guadagnare 400 euro, perché per una donna licenziata con un figlio in arrivo da casa, se permetti, è un part time, comunque ti devi sbattere 6 ore al giorno fuori. Io da una parte ho detto, io voglio cambiare la mia vita, se anche ci guadagnerò 400 euro, cavolo, no? Quindi ho detto, alla peggio guadagno, proprio alla peggio guadagno quelle. Però io proprio sono partita sparata e non me ne è importato niente. Ho chattato tutto il giorno. Tutto il santo giorno. Non è valsa la pena? Sì, ne è valsa la pena. Perché a quest'ora, se io non avessi iniziato, non lo so dove ero. Non lo so se mi avrebbero assunto, perché una donna comunque 30 anni superati, con una figlia in arrivo, nessuno mi avrebbe assunto. Però se avessi continuato a fare il mio lavoro precedente da agente di commercio, sicuramente ero ancora lì con zero team, perché comunque non avevo il team. Ogni mese si ripartiva da zero, ogni mese a far chilometri, contratti, mese dopo mese, sempre quello. Ne è valsa la pena, ne è valsa assolutamente la pena. Io lo rifarei. 2 anni ho cambiato la mia vita. È chiaro che non mi fermo perché è una missione. Quando diventi parte di questa cosa così grande non puoi fermarti, perché non puoi non dirlo. Cioè, più cresci e più non puoi smettere di dirlo, perché più cresci, più hai da raccontare, più hai una storia che veramente rischia di far frantumare un cuore in mille pezzi dall'emozione, no? Cioè, se io fino a ieri ero una donna in grado di poter lavorare da casa, pagarmi una vacanza in più, oggi posso dire, guarda, io sono una donna che era stata licenziata, che non aveva nessuna prospettiva, che non si poteva più pagare nemmeno una pizza, che oggi è entrata in una concessionaria e su due piedi si è comprata una GLA. Cioè, hai sempre più cose da raccontare, e quando hai le cose da raccontare che ti si accumulano, poi le persone sono sempre di più ad ascoltarti, no? Ed è questo quello che si deve fare, portare le persone ad ammirare il tuo fuoco. Quindi legna, affinché arrivi un fuoco davanti a te così grande che le persone non potranno non vederlo. E torneranno tutti, si fermeranno, perché prima fu un fuoco di paglia, pensavano che fosse tutto fumo, invece l'arrosto c'è come. E questo è, guardate Sara che si è comprata un aereo, però non è il comprarsi, è la libertà veramente di viversi, perché ogni oggetto che si compra in realtà nasconde dietro delle emozioni, no? Che possiamo prendere. Immaginate quante emozioni potrà vivere Sara con suo marito, non lo so, in un aereo. Di sicuro io non lo so, sto a pensare. Se devi andare. Cioè, no. A guardare tutto dall'alto, no? La libertà finanziaria è qualcosa di fantastico, ma non perché ti puoi comprare tutto e con i soldi puoi fare tutto, non è quello, è perché veramente ti si sbloccano tante cose mentali che tu riesci a prenderti dalla vita tutto quello che vuoi e riesci a pensare in grande. Cioè, Roberto, il marito di Sara, c'ha una passione grande,
questa passione adesso se la vive da protagonista. Io non sono una pilota, però per me comprarmi una macchina va sicuro, cioè, c'era la persona che me l'ha venduta, che era lì, c'è un'emozione addosso, io mi sentivo una bambina stupida. Perché è così, per me è una cosa molto, molto forte. Poi adesso vivo momentaneamente ancora in affitto, ho scelto anche casa, la devono costruire, quindi per un altro anno me ne sto qua. E fra un anno avrò altre cose da raccontare, avrò altre conquiste che ho raggiunto. E non si può smettere poi più di raccontare la propria storia. Però se all'inizio tu parli del tuo perché, poi parli della tua trasformazione, una trasformazione continua, come con il programma, quella dell'attività. Non ci si ferma. La prima Zoom che io feci con il team, con il vostro team, l'ho fatta da CNM. E raccontai di quanto il CNM poi fosse arrivato più facilmente rispetto alle prime qualifiche. Così è stato, veramente. Non perché ho smesso di fare, ma perché se si semina bene, si raccoglie molto bene. Si raccoglie molto bene. E io non posso non dirvi che se all'inizio veramente mi sono fatta un mazzo incredibile, la qualifica CNM e la qualifica PMD sono state in assoluto le più facili. In assoluto le più facili, in assoluto. Infatti il CNM l'ho accavallato con il CNMQ e il PMD l'ho fatto il mese dopo dalle MD, perché il team era pronto. Pensate, quando semini senza fermarti, perché il gioco, che non è gioco, è questo, cioè seminare senza fermarsi. Ci saranno dei momenti difficili, ma tu sei un'imprenditrice, e se sei un'imprenditrice non puoi permetterti di rimanere lusa per qualcosa più di 5 minuti. Hai sudato tanto per una qualifica? Bene. Te la sei vista sfuggire? Ci può stare. Ma se tu hai dato tutto il meglio, non hai nulla da rimproverarti. Vuol dire che ti sarai costruita nel frattempo le basi per quella successiva. Cioè, io ad esempio la qualifica di executive è stata quella che più ho rincorso. Poi ognuno ha la propria storia, assolutamente, questa è la mia storia, il mio percorso con questa attività. Sara ha la sua, Anna ha la sua, Valeria ha la sua, vi sto citando le ragazze che conosco di questo team di più. Però la qualifica di executive è stata quella che io più ho rincorso. Però mentre sudavo per prendermi questo executive che veramente mi vedevo sfuggire, io costruivo il PMD. E infatti non ho fatto in tempo ad arrivare l'executive, che è arrivato il PMD. Quindi qualsiasi sacrificio tu stai facendo sarà ricompensato, sempre. Siete e siamo in un posto in cui i sacrifici vengono ricompensati sempre. C'è una ragazza del mio team, 7 mesi, ancora non era DDS. Ci può stare. Lo stesso Paolo Meucci, gli stessi gemelli, sono stati per un anno a 0 risultati. Paolo Meucci quanto è stato? Tanto. Io stessa per un anno ho tenuto il codice fermo un anno. Cioè, no? Ci può stare. Quanto ha sudato Stefano Duvalloni offline facendo chilometri? Tanto. Quindi questa ragazza 7 mesi non riusciva a conquistare il DDS. Ci può stare. Però adesso è arrivata al DDS, l'ha fatto questo mese, ma nel suo team ha già 3 persone con lei. No? Quindi che cosa significa? Che in questi 7 mesi lei si è costruita molto, molto di più del DDS. Si è costruita la sua immagine, si è costruita il suo brand, ha portato delle persone ad ispirarsi a lei, e adesso lei è per mano ad altre 3 donne. E alla fine non è la qualifica, sono le persone che ispiri, no? Sono le persone, cioè sei tu che riesci
Aspettate che apro Michelangelo, aspettate, eh. Vai, non ti preoccupare. Scusate, sentirete la bimba. Ah, non c'è. Eccomi, scusate. Siamo delle ispiratrici e di conseguenza non è solo il discorso della qualifica, c'è un discorso molto più grande dietro. È chiaro che la qualifica la vogliamo, io l'ho voluta, io ho voluto il DTS, ho voluto il CV, ho voluto il CQS, ho voluto ogni qualifica, perché ogni qualifica mi gratificava, ogni qualifica mi faceva sentire che ero andata a un livello successivo, ogni qualifica mi faceva capire dove era la mia strada, no? Cioè una qualifica che tu hai davanti a te e che sai che devi raggiungere, comunque ti fa vedere, ti mostra il sentiero, no? Sai che se tu devi crescere di 24.000 euro, sai che devi proiettare il team affinché questo possa succedere nella maniera più bilanciata possibile, quindi sai come muoverti, diventi stratega, sono diventata una matematica, matematica di quello che concerne appunto la distribuzione del mio team e quant'altro, perché degli anni marketing non ci ho mai capito niente, vabbè, però sei lì a pianificare, perché se tu vuoi una qualifica non la puoi soltanto volere, la devi anche pianificare, cioè se sai che il CNM è 48.000 euro, non puoi dire sì, voglio il CNM, no, tu devi crescere, sei CNMQ, cioè tu devi crescere 24.000 euro. Cioè, sai che la devi fare su quattro gambe, devi assolutamente predisporre il team in queste quattro situazioni. Perché è così, no? Cioè, quindi ogni volta che tu hai davanti a te una qualifica da raggiungere, nello stesso tempo hai anche la mappa per sapere come devi crescere, come devi fare, come devi distribuire le cose. Quindi io mi sono fatta illuminare la via da tutto il sistema, perché sapendo che la libertà ce l'hai con cinque gambe in PD, già sei proiettata, no? In questo tipo di struttura, e sei proiettata sempre a crescere di più in questo senso. Però non può essere soltanto questo il discorso, cioè nel frattempo che tu predisponi tutto e diventi padrona della tua strategia, del tuo modo di fare, padrona del tuo modo di correre, nello stesso tempo tu stai cambiando, stai dando il meglio di te, stai facendo uscire fuori una persona che non pensavi esistesse, pensavi che fossi stata creata solo per far chilometri e correre dietro un contratto telefonico, o pensavi che eri stata creata su misura di un soltanto di magari di lavorare in un call center, perché io ero anche un'operatrice di call center. Invece sei molto di più, puoi prenderti tutto quello che vuoi e te lo stai prendendo e ci stai riuscendo, e anche se sei all'inizio tu sei riuscita a fare qualcosa di grande, perché sei riuscita a sentirti parte di un meccanismo che ti porterà a cambiare vita, e se realmente senti di poterlo fare, se tu sai veramente dove sei, cioè se tu, cioè non conta iniziare questa attività, conta aver capito dove sei e dove questa attività ti può portare, cioè se tu hai capito questo, automaticamente attrarrai delle persone a guardarti, ispirandole. E Maria Domenica, questa ragazza, ha fatto questo, insomma, ecco, ci ha messo parecchio tempo a raggiungere il DDS, però ha il suo team. E adesso molla. Qual è il problema? Quando senti che veramente c'è quello slancio, sacchete, boom, ti slanci. E adesso non la ferma più nessuno, come non mi ha fermato più nessuno a me quando mi è scattata la scintilla, come è scattata la scintilla a Sara quando ha capito subito tutto di questo business e voleva già mollare il suo negozio, come mi aveva raccontato a me. C'è l'opportunità di cambiare la propria vita,
e non c'è fortuna più grande di capire realmente dove si è. Punto. Ogni sacrificio viene ampiamente ricompensato. Ampiamente ricompensato. E poi tutto arriva. Tutto arriva perché io amo particolarmente una frase di Anthony Robbins che dice: la vita ti dà esattamente quello che chiedi. Io l'avevo chiesta una macchina, la macchina dei miei sogni. Io sapevo che un giorno mi sarei comprata la macchina dei miei sogni. So anche che un giorno mi comprerò il Ferrari. Dai, però che sapete? Io lo sapevo, io l'ho voluto. Quello che chiedi ti sarà dato, ma non perché piove dal cielo, perché se tu chiedi una cosa dalla vita e tu ti metti nella condizione di prendertelo, la vita te lo dà, perché non dipende da nessun altro se non da te. Non dipende da una persona che ti dà i dati o che non te li dà più, da una che ti dice che entra nel tuo team e poi invece la vedi con un altro team. Succede anche questo. È così. Non puoi assolutamente lasciare che gli altri decidano. Cioè, se tu puoi essere felice o no, assolutamente. Assolutamente. Sta a noi tutto quanto, perché se noi riusciamo a trasmettere l'entusiasmo e a portare una persona a lasciarci la carta di credito in chat, automaticamente lo possiamo fare con 100 persone. Quella persona può, magari domani può non pagare più le rate, può non dimagrirsi, può non amare gli shake perché magari non gli piacciono le cose liquide. Può essere tante cose, quella persona lì non sei tu. Cioè, quanto è difficile, io parlando di me, no, è stato difficile predominare le mie emozioni, i miei stati d'animo, no? Figuriamoci se posso mettere la mia vita in mano agli stati d'animo di un'altra persona, di come si sveglia la mattina, se decide che magari non mi vuole mandare più i dati perché magari è arrivata una bolletta e non mi manda più i dati. E io me devo lasciare la mia vita, la mia attività. Cioè, se io oggi apro un bar e investo 100.000 euro, cioè tu entri e dici a 10 persone che il mio caffè non è buono, cioè io chiudo la saracinesca, chi si è visto, ho rimesso 100.000, ad esempio, no? Cioè, adesso ho fatto un esempio. No, non è possibile. Non possiamo lasciare la nostra felicità appesa a nessun altro. Siamo soltanto noi che decidiamo. E con questo atteggiamento, cioè se tu c'hai un atteggiamento che un po' te la tiri, non mi vuoi dei dati, Armani grassa, fa come te pare. Ovviamente non glielo dite. Però se vi mettete nella condizione in cui sono le persone ad avere bisogno di te e non il contrario, automaticamente tu hai una sicurezza che la trasmetti e la persona la sente, mentre invece se sei lì a sperare, oddio, il DDS lo perdo, madonna, corri, muovete, sperando che mi dicete sì, arriva il DDS, arriva tutto, arrivano tutte le qualifiche, perché se le vuoi e tu fai tutte le determinate azioni che ti porteranno a farla, la qualifica è lì. Non si è mai sentito che di nessuno che si è impegnato per azioni giuste che non è riuscito in questa attività, assolutamente. Ma le azioni devono essere giuste, devono essere quelle. Poi può sfuggire una qualifica, ma mese dopo è lì che ti aspetta, e magari con il doppio persona al tuo fianco. Però è questo. Assolutamente. So che... Ah, io non so che spazio di qua e di là. No, va benissimo. So che ascoltare le tue parole magari in determinate situazioni, quando uno ci si trova, non è facile, no? Perché cioè, magari pensano, ah sì, parlano loro, che no, parla lei, ormai ha fatto il PMD, eccetera, eccetera.
però è veramente importante l'atteggiamento, perché è quello che ti permette di, lo diciamo sempre, la vita non è ciò che ti accade, la vita è come reagisci a ciò che ti accade. Perché è inutile chiedersi il perché a me, nella vita in generale, ragazze. Perché a me non te lo può dire nessuno, ma puoi decidere tu come reagire a quello che ti è successo. Fermarti, rimuginare o accettare tutto con il sorriso e rendere ciò che hai meraviglioso. Proprio questo, l'atteggiamento. Perché anche, no, Letizia ti è stata proposta l'opportunità, non ha reagito bene, dopo un anno ha reagito diversamente e in 2 anni ha fatto PMT. Come vedete, Juice Plus stava sempre lì, il fratello suo gli faceva sempre la noia, però è lei che è cambiata. Il discorso è veramente il successo siamo noi e il nostro atteggiamento. La cosa che mi piace tanto, lo dico anche alle mie ragazze, è che dobbiamo misurare le nostre azioni, mai i risultati. Perché i risultati arrivano. Però se inizi a misurare le tue azioni, vedrai come arrivano meglio. Il punto è proprio quello. E mi piace tanto quello che hai detto del raccontare, hai sempre, ogni giorno, qualcosa da raccontare in più. Proprio vero, e non ti puoi fermare perché c'è sempre da raccontare, ragazze, anche magari molte sono nuove stasera, ma da qui a 1 mese, 2 mesi, quante cose avete da raccontare in più? Quante cose sono cambiate? Il fatto è che ci dimentichiamo sempre, spesso, da dove siamo partiti. È bello vedere dove vogliamo arrivare, ma ricordatevi sempre da dove siete partiti. Benefici del programma, no? Tante volte anche alle clienti, ah, non sono dimagrita e magari sono diventate gnocche, no? E la bilancia. Sempre quello, ricordiamoci da dove siamo partiti per apprezzare sempre di più quello che stiamo ottenendo, che sarà sempre, sempre di più. Non so se avete qualche domanda, ragazze, qualcuna di voi, sicuramente sì, perché ne ha scatenate sicuramente tante dentro di voi. Vediamo se qualcuna scrive. Mi diceva Tania che anche lei è di Foligno e intanto mi hanno criticato, ma oggi vado avanti. Assolutamente sì. Le critiche Il sono le successo ama le critiche. persone che vogliono fare le stesse cose che facciamo noi, di avere magari avere lo stesso coraggio, perché molte persone che conoscono noi direttamente, me, Letizia, ormai dicono, pensano, ormai ha fatto tutto, che inizio. Ormai il successo è stato, io non posso lasciare le cose, non, che capiterà a me il successo? Invece, e quindi criticano chi inizia. È normale, no? Proprio normale in questi paeselli piccoli, 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 ma che poi Eh sì, anch'io compagne di classe, cugini. di Adesso mi guarderanno con la mia bestiolina. Ragazzi, avete domande? Scrivete in chat, ragazzi, perché sono in 100 e non riesco a vedervi tutte. Scrivete, magari vi. La pubblicità. Sì, Allora, leggo. dove prendi maggiormente contatti? Punto di domanda. Dove li prendi maggiormente i contatti? Allora, io li prendo maggiormente dalla pagina, anche se chiaramente oramai c'è anche il passaparola che è molto forte, no? Quindi amiche, amiche di amiche che poi dopo chiaramente si propone attività, quello è chiaro. È chiaro, no? Che il passaparola diventa sempre più alto come modo per generare contatti, perché le persone sanno chi sei, incominciano a saperlo e di conseguenza ti cercano. Tante volte mi trovo dei messaggi privati, così, insomma, no? Di persone che hanno sentito parlare di me. E va bene, però il maggior metodo sicuramente è quello della pagina, è quello più immediato, è quello più semplice, se vogliamo, perché Meno lavoro, paghi. meno lavorato, paghi, via. Esatto, e ti arrivano i contatti. Cioè, allora, che sicuramente non piovono dal cielo. I contatti. Bisogna andarceli a cercare, cioè, se mi arrivano in posta privata, se arrivano a Sara in posta privata per passaparola, non è che sono piovuti dal cielo, è perché comunque sono frutto sempre di azioni passate che daranno il loro frutto in futuro, ma non sono mai piovuti dal cielo, mai.
così come le sponsorizzazioni, è chiaro. Io ho creduto, aspettate, fatemi chiudere la porta, che si asciuga i capelli. a me mi ha affascinato l'idea della pagina quando ho iniziato, perché comunque avevo soltanto 80 amici su Facebook, no? Io comunque ero una ragazza incinta, non è che ero una ragazza che aveva perso dei chili, che ebbe fermato per strada e che si sarebbe sentita chiedere appunto, no, ero una ragazza sicuramente incinta e in forma, però su 80 amici su Facebook nessuna, non so chi non so chi era incinta, no. poco avrei fatto e infatti quando iniziai chiesi sta cosa anche a Stefano e Claudia, ho detto ma come faccio, lascia perdere, saranno le persone a cercare te. E quindi questa cosa a me mi ha affascinato tanto, che sarebbero state le persone a cercare a me, no? E quindi ho fatto la pagina, ci ho messo del mio, perché comunque ce ne sono sempre di più di pagine, ma questa è una grande opportunità per fare la differenza. Perché se tu fai la differenza e tu dai il meglio di te, la tua pagina verrà vista e come, cioè... Quando non c'erano così tante pagine potevi veramente pubblicare anche, non so, questo bicchiere vuoto e avevi contatti, ok? Cioè, il fatto che adesso ce ne siano tante di pagine ti porta a far uscire te e non il bicchiere vuoto. E questa è un'opportunità di crescita anche per la nostra attività, no? Se prima potevamo risultare delle venditrici, adesso invece siamo delle persone che si raccontano e questa cosa è bella perché siamo cresciute tutte quante, cioè ancora si vede qualche pagina quella, però siamo cresciute e a me questa cosa della pagina, come vi ripeto, mi ha sempre affascinato e ci ho creduto assolutamente e ho investito. Io ero sotto zero, ragazze, quando nei momenti di sconforto. Pensate che se oggi voi avete avuto zero risultati e che le vostre commissioni sono state quasi zero e che oggi non avete guadagnato, pensate a me che ero indebitata, quindi partivo da sotto zero, quindi per arrivare alla vostra situazione in cui non avete guadagnato, io dovevo comunque guadagnare per arrivare a zero e poi ripartire. E questa è la realtà. E questa è la realtà. Sono stata bloccata in determinate situazioni. Come sono andata avanti? Rifacendo le stesse azioni, senza preoccuparmi di quello che sarebbe accaduto, perché il network marketing è una certezza. È una certezza. Se fai determinate azioni, i risultati arrivano. Non arrivano oggi, arrivano domani. Arrivano, punto. E io ero sotto zero, nonostante ero sotto zero, ho trovato il modo di sponsorizzare. Perché? Perché ho visto la luce dentro a Stoppable Generation e la luce o la vedi o non la vedi. Allora, se tu la vedi, sai che è l'unico modo che hai. Cioè, io diversamente non so quello che avrei fatto. Victoria non avrebbe avuto nemmeno una mamma che le poteva comprare un paio di scarpette. È la verità, ve lo dico con il cuore sulle mani, perché è la verità. Se non vedi la luce, non ci credi, stai lì così, ce li butto o non ce li butto? 5 euro, no, però sono troppi, no, beh, aspetta, mo vediamo. No, non mi è arrivato nessun contatto, non me va, lascio perdere, mollo. Chiedono anche a me il porto, chiedono quanto sarebbe bene spendere, diciamo settimanalmente o mensilmente, non so, secondo te, o quello che tu consigli alle tue. Ma allora non c'è un consiglio in realtà, perché ci sono delle ragazze del mio team che veramente anche
ci sono hanno avuto momenti in cui mettevano un euro e hanno avuto ok anche con un euro, perché magari quel posto in quella circostanza, cioè non è che c'è una regola. Io dico sempre almeno 5 euro al giorno, almeno 5 euro al giorno. Senza 5 euro al giorno butti via i soldi. Almeno questo è quello che posso dire io, Sara. Certo, no, quello che fai fare e che consiglia le Almeno 5 euro al giorno, sì, anche secondo almeno. me è abbastanza 5 euro e un euro sulla pagina, almeno. per far girare la pagina. Esatto. La cosa bella è che si spenderà sempre di meno, perché più la tua pagina cresce, più il tuo profilo cresce, l'interazione si moltiplica e tutto quanto, più magari puoi anche spendere di meno. Quindi questa è una cosa be bella, bellissima. È un investimento a rendere. Come Sara? È un investimento a rendere anche questo. Sì, assolutamente. Io vi posso dire che, cioè, se dovessi fare un calcolo di tutto quello che ho guadagnato e quello che ho speso fa ridere in confronto. E no, è chiaro che all'inizio uno dice: cavolo, mi fanno comodo anche 100 euro, spenderle, però la luce la vedi o non la vedi? Siamo sempre lì. Io l'ho vista. E infatti, quando ho fatto il DDS, che ho guadagnato le prime 400 euro, io le ho reinvestite tutte, perché oramai sapevo benissimo che ci stavo riuscendo, che ci sarei riuscita. Perché da te lo capisci? Se parli con le persone, cioè se tu riesci a parlare con le persone, è tutto là sta, cioè non se non riesci a parlare con le persone non puoi dormire la notte finché non trovi il modo per riuscire a parlare con le persone. Quindi tante volte le persone cioè le ragazze del mio team hanno i dubbi, no? Più disparati, in realtà è sempre quello, con quante persone parli, è solo quello che fa la differenza al giorno, ok? Punto. Però io sapevo benissimo che parlavo con le persone e quindi ci ho creduto e ce l'ho investita, anche perché 400 euro non mi avrebbero cambiato la vita. Sarei rimasta comunque una Stanno. donna senza, anche se l'idea di guadagnare 400 euro fisse al mese da casa era una cosa molto allettante, ma quando io ho visto che l'avevo raggiunta, io subito volevo andare al livello successivo. Non so se mi sono spiegata, no? Sicuramente sarà successo anche a voi. Senti che sei stato in grado di raggiungere qualcosa e puoi raggiungere subito lo step successivo. Io ci ho creduto. A quel punto non mi interessava più guadagnare 400 euro. Io volevo cambiare la mia vita. Avevo detto alla più brutta delle ipotesi mi guadagno 400 euro. Va bene, intanto le investo perché io voglio cambiare la mia vita. Assolutamente sì. E così è stato. È un'attività Così è stato. imprenditoriale, ragazzi. Non vi dovete dimenticare che l'attività imprenditoriale e che la pubblicità è il miglior investimento che esiste Esatto. sulla faccia della terra. Da che Assolutamente. mondo è mondo? Da che mondo è mondo? Assolutamente. Chiedeva Giulia, ma tu gli abbiamo i tutorial, quindi non ti devi preoccupare, basta che li chiedi alla tua app, i tutorial per fare la pubblicità. Per chi non ha da spendere 5 euro al giorno, lo sa che Giulia che cosa penso? Per carità, le situazioni ci possono essere le più brutte, le più disagiate, le più disparate, e ce l'ha raccontato anche Letizia. Però la vedo un po' come la cliente che ti dice non ho i soldi per fare il programma. Non è un problema di soldi, è un problema di paura, se funziona o non funziona. Perché se tu, Giulia, avessi la garanzia che facendo investimento pubblicitario e parlando con le persone tu arrivassi a PMD, garanzia sicura, chi è che non spende oggi 5 euro al giorno per arrivare a 27.000 euro e 7 che ho preso sto mese io? Qua, trovami una persona, per quanto disagiata possa essere, che non spenderebbe tutti questi soldi, 5 euro al giorno, che poi, ripeto, ha detto anche lei, in euro, cioè,
quello lo vedete voi, o decidete, io posso spendere 30 euro, non li spendete un euro al giorno, spendete tutti insieme, 30 euro su un post. Quello che vi, intanto parlate con le persone, ok? Però il punto è questo, perché se noi ai clienti gli dessimo la garanzia di successo a tutte, e spendono anche 1000 euro, perché se io devo perdere 20 kg, vedi come li perdo, e te li do 20.000 euro. Il punto è quello, è sempre la paura del risultato. È questo, perché ripeto, se quelle 5 euro fossero per te garanzia di arrivare a PMD, tutte investirebbero 5 euro, assolutamente. Il problema è quello, sta a monte poi, no? Allora, qui mi chiedono, per te quali sono i tuoi punti di forza ti hanno aiutato in questi 24 mesi e la definizione di leader per te. Ok. Allora, il punto di forza è essere noi stesse, perché è soltanto questo che fa la differenza. E il punto di forza è stato capire che non dovevo rimanere delusa dalle circostanze più di 5 minuti, perché un imprenditore non se lo sarebbe mai potuto permettere. E il punto di forza è stato questo, cioè metterci sempre del mio e pensare sempre in grande. Pensare sempre in grande. Il mio punto di forza è stato sempre è stato quello di non provare mai invidia, assolutamente, per nessuno, ma soltanto ispirazione, anzi gioia, felicità. Il mio punto di forza è stato, questo si sposa anche con l'essere leader comunque, è stato quello di non voler avere ego a tutti i costi. Cioè, un vero leader deve assolutamente voler ispirare leader, punto. Io preferisco e amo tantissimo potermi mettere in disparte e vedere le mie ragazze fare quello che avrei fatto io in quella determinata circostanza. Cioè, un leader è molto di più. Un leader non è colui che comanda, è colui che pilota tutto. Cioè, un leader è colui che può tranquillamente mettersi in disparte, sapendo benissimo che tutto quello che ha costruito oramai è così grande che riesce a crescere anche senza di lui, perché ci sono delle persone forti come lui, che sono state ispirate da lui e che a loro volta continueranno ad ispirare ad altre persone forti, e questo è un meccanismo che si duplicherà in continuazione. Indipendentemente se tu ci sarai o no, ok? Non so se mi sono spiegata. Un leader non è colui che non vedeva l'ora di farsi vedere quanto era forte, quanto era grande, quanto era bello, quanto era, no, cioè di farsi vedere nel suo ego, assolutamente no. Un leader è colui che può stare in disparte. Cioè, oramai nel mio team ci sono così tante leader che io, se volessi, potrei mettermi in disparte, e mi ci metto anche, ok? Mi metto in disparte per ritornare Letizia di DS, che stava costruendo le fondamenta e che lo sta ma che stavolta lo sta rifacendo di nuovo, ok? Perché il castello, l'impero che ha costruito, oramai si sta innalzando sempre di più grazie ad altri costruttori che sono stati ispirati da me, dalla mia stessa voglia di costruire qualcosa. Non so se mi sono spiegata, ok? La leadership è quanto riesce a duplicare i leader, non è quanto le persone stanno lì ad adularti, ok? Cioè, un leader è molto di più. Cioè, un leader è Anna che si è ispirata a Sara. Un leader siete tutte voi, che avete oggi un credo talmente forte che avete visto la storia di Sara o la mia storia adesso questa sera, e che avete coscienza piena
che domani sarete voi ospiti di una Zoom, magari di un altro team, perché avrete fatto PMD, avrete la vostra storia da raccontare e ci credete talmente tanto che oggi siete diventate delle leader. Il mio punto di forza non... Allora, l'energia. Allora, il punto di forza è metterci me stessa. È metterci tutta l'energia, perché le persone hanno bisogno di energia, entusiasmo, gioia, vitalità, semplicità. Io mi reputo una ragazza semplice, mi reputo una ragazza energica e una ragazza determinata. Sono stata sempre incostante nella vita, adesso non lo sono più, perché ho trovato qualcosa che amo davvero. Amo me stessa e questa attività porta a trasmettere a me stessa e nello stesso tempo anche alle altre persone. Trasmettendo me stessa, condividendo la mia vita, io posso cambiare la mia vita, semplicemente mostrando quella che sono. Cioè, è una cosa pazzesca. Questo è il mio punto di forza, capire che veramente il nostro profilo Facebook è un diario, che dobbiamo raccontarci, aprire le persone, aprire alle persone il nostro cuore, punto. Punto. Fare la differenza sempre, anche se pubblichiamo un piatto di pasta. Cioè raccontare... O una banana. Esatto. Esatto. Dobbiamo... Ragazzi, io parlo con semplicità, io non lo so se... Tutti parliamo però... con semplicità e tutti capiamo. È così. Semplicità, no? Qui adesso qualcuno, allora, mi stanno riempiendo di domande un attimo, con i contatti che spariscono a metà. Ci stanno, è normale. Sempre ci saranno. Non ce devi nemmeno far caso, io non me le ricordo nemmeno, ma ci stanno, è normale. Cioè, è una statistica su 10. Una te dice di sì, magari dopo una settimana. Due te dicono di no, magari non torneranno mai. Quattro ritorneranno dopo un mese. Due spariscono, ritornano magari la sera perché la mattina stavano al lavoro. Cioè, è tutta una statistica, Tutto, ma tutto nella vita. Però non ci dovete nemmeno fare caso, perché c'è una persona che non conoscete, va messo un ok, non sa nemmeno lei chi siete. Perché va messo ok? Che cosa vuole? Cioè, non è che c'è stato tanto da dire e da fare. Quante volte poi voi magari state facendo una chat e poi dopo vi chiama vostra figlia, sparite, poi dopo... non ci dovete fare caso, non dovete contarle nemmeno queste cose, mai, assolutamente. Assolutamente. Non contate i no, non contate... Contate le chat che fate, con quante persone parlate, non contate no, non contate... Non contate questi altri aspetti che ci stanno, ci staranno sempre, però non vi devono fare né caldo né freddo, perché le persone non fanno chi siete, quindi può darsi pure che a un certo punto della chat dicono ma con chi sto parlando? Vanno a vedere le informazioni, magari si sono messi a fare tutta un'indagine sul vostro profilo e vabbè, qual è il problema? Comunque è una persona in più che sta sul profilo vostro, che guarderà i vostri post, quindi un motivo in più per dare il vostro meglio. Da lì in poi, punto. Non vi preoccupate degli altri, non vi preoccupate degli altri. Esatto. Preoccupatevi di voi, di come state diventando, di cosa state diventando, di come state crescendo, di come state migliorando, di come stanno crescendo le competenze, la voglia, i risultati, tutto lì. Il fatto è che quando siamo poco sicuri, andiamo a guardare intorno. Invece devi guardare tu, le tue azioni, quello che vuoi. È davvero importante in questa attività sapere che ce la puoi fare, sapere dove vuoi arrivare. Ci sono tante domande, tanti dubbi, ma cioè, ascoltando Letizia viene naturale capire da dove è nato il tuo successo e dove arriverà. C'è una voglia, una sicurezza. Una semplicità, come ha detto lei, non è tuo, è mio. Non è mio.
E vabbè, poi ci stanno i bambini. Dov'è papà? Dov'è papà? E quindi è... mi piace ascoltare, perché tutte quelle conferme, tutte quelle cose che ritornano al loro posto, no? E anche voi ragazze, se continuate, se crescete, se parlate alle persone, se create team, se diventate leader, ogni parola fuori del team, ma anche del vostro team, vi riporta veramente sulla strada giusta, quella che avete percorso e quella che percorreranno le vostre persone. È davvero un miracolo, è davvero bello, cioè ispirazione pura ogni parola, veramente, non so, vedo, sto leggendo che stanno dicendo che una Zoom è bellissima, che mi fa tanto piacere, è questo, ispiratevi alle persone di successo. Allora, un consiglio, io sono dentro in galera da 7 mesi e sogno la mia prima qualifica, come ci diceva della ragazza Maria Domenica. Per adesso, esatto. Gli altri o no, un forse, cosa dovrei fare? Perché all'inizio quando mi dicevano no, piangevo. Prego. Allora, Maria Domenica intanto ha fatto una cosa, non si è persa un evento, 0 euro, il marito comunque un po' contrario, visto, no, quei mariti che stanno sempre sul chi va là, pronti a dire vedi te l'avevo detto, invece... cioè lei non si è persa un evento, è venuta sempre, veramente, non ha mai smesso di fare azioni, non ha mai smesso di fare post, perché comunque tutto questo le stava dando, cioè alla fine questa attività è un di più, non ci toglie mai, assolutamente, non ti toglie nemmeno se tu ad esempio lanci un post, non ti parte, pensi di aver speso 10 euro, non ti toglie mai, perché tu non lo sai la scia che lascia anche alle interazioni, non ti toglie mai sotto nessun punto di vista, anche nei punti di vista più tecnici come quelli di una sponsorizzazione non partita, che tu pensi magari di aver investito male o di aver sprecato i soldi, questa attività non ti toglie mai. E Maria Domenica si è divertita, ha stretto amicizia con tantissime di noi, si sentiva in famiglia ogni giorno con il sorriso, non era, ogni mese era lì pronta a festeggiare i successi delle altre e non era, cioè vera, io vi giuro non mi ha mai scritto incazzata perché lei non riusciva a raggiungere DDS, assolutamente non l'ha mai fatto, non si è persa un evento, ha continuato a fare azioni e poi non so perché magari non ha fatto abbastanza azioni o magari non le ha fatte come nel modo più giusto, magari non ha dato al 100% se stessa. Alla fine la domanda ce la dobbiamo fare a noi stessi, perché noi lo sappiamo perché non arriva quella determinata cosa. Io lo sapevo tutte le volte in vista sfuggire la qualifica di executive, lo sapevo benissimo quello che mancava, ok? Sì, chiaramente puoi chiedere alla tua app, no? Al tuo sponsor, sicuramente ti può, perché c'è passata prima di te e sa indicarti, questo è chiaro, però ci sono determinate azioni da farsi e sicuramente Sara te le ha date, cioè te le ha indicate, falle, rifalle ancora, non ti stancare, e vai a recuperare tutte quelle zone che comunque ti hanno detto sì, perché magari non hai conquistato DDS, però magari hai avuto una cliente, due clienti, tre clienti. Continua a fare i post affinché si possano ispirare a te, entrare nel tuo business, ok? Così che questo mese tu la possa raggiungere, perché magari è anche loro al tuo fianco. Quindi vai a rivedere tutto quello che hai seminato, perché comunque se non hai raccolto questa qualifica, e continua azioni, chatta con più persone possibile al giorno, non vuoi sponsorizzare, cerca soluzioni, Facebook è pieno di contatti, ci sono una miriade di contatti, però non piovono dal cielo, quindi bisogna fare, sicuramente la pagina è il metodo più passivo, più semplice, però non è l'unico, quindi nessuna scusa, assolutamente, cioè non è possibile che non si trovano le persone su Facebook,
per chattare. Ci sono i gruppi, ci sono tantissime cose, ok? E quindi cerca soluzioni per parlare, perché una persona che fa una qualifica non è più bravo di te, non è più bravo di me, semplicemente parla con più persone. Chiaramente non è questione di script chat, è questione anche di atteggiamento, però sai che se tu quella cosa la vuoi e che tu stai facendo tutto quello che è in tuo potere per prendertela, arriva. Quindi dagli, assolutamente, DDS, quanti clienti sono, perfetto, bam, spara, pianifica e conquista. Conquista e realizza. E mi chiedono quali sono i post più di successo, comunque, che tu consigli alle tue ragazze. Nel frattempo, scusatemi, ma prendo il caricatore perché... mi si sta scaricando. Arrivo, scusate. Siamo 5 minuti. Eccomi. 10 e 20. No. Non vi preoccupate, per me è assolutamente un piacere, non volevo mettervi in fretta. Assolutamente. Sono pessima, io adoro fare le zoom con il cellulare. Sono più comoda. Non lo metto a caricare. Ma sono... Sappiate che ha fatto PMD una antitecnologica come me. Eccomi qua, a posto. Ci dicono i post... ci sono. Sì. Sì. Che tipo di post ha avuto più successo? I post che vanno di più. E poi qui ci in che modo dobbiamo raccontare, sì, cioè il modo giusto per raccontarsi. Ci abbiamo la zoom di Step. Ci sei? Sì, sì, ci sono. Vai. Allora, i post e il modo non di... Non mi vedete? Ecco. Sì. Ok, allora i post, l'unità di misura ce l'avete, ce l'abbiamo, sono i like. Cioè, se vedete che un determinato post, magari ci metti il piatto di pasta asciutta, voi non ci siete, a due like, e magari il post che invece ci sei anche te, diviso, ad esempio, a 30 like, chiaramente... Non c'è Letizia, Sara che tenga, no? Che vi possa dire sì, quel post è meglio. Cioè, i like sono la più grande unità di misura. Punto. Cioè, è un modo che voi potete assolutamente utilizzare per capire quali sono i post che piacciono di più. Ad esempio, i post sicuramente con la famiglia, con i figli, con le mamme, hanno un'interazione molto grande, no? Quindi... sono tutti i post che parlano veramente della nostra vita quotidiana, quelli che hanno più like, quelli che hanno più successo, ecco. Però è una cosa, insomma, che io vedo da quanti like ho, sicuramente dai messaggi che ricevo, no? dopo quel post. I post che piacciono di più di quelli che faccio io sono i post o in cui magari sono più riflessiva, o i post magari in cui faccio vedere che la mia vita è cambiata, o i post in cui magari sono con le mie bambine, ecco. Però comunque dipende da tutto, anche da quello, dal momento che stai vivendo con l'attività, no? È chiaro, sei all'inizio, hai bisogno di fare clienti, e i post sono magari per lo più programma, quindi il post sicuramente con la ricetta, no? Che racconti una ricetta, fa tanto gola. Se guardate per esempio la televisione, la maggior parte delle trasmissioni sono tutte con roba che si mangia. Ci avete fatto caso? Cioè, no? Quante ce ne stanno? Si accende la televisione e non fanno altro che cucinare. Vissani, questo, questa, Giorgione. Tutti siamo patrioti, Giorgione, noi ecco Giorgione, questo che vuol dire che sicuramente interessa, perché non è che in televisione pubblicano questa cosa, cioè fanno vedere questa cosa così, no? Quindi infatti io lo vedo che quando metto una ricetta, mamma mia, sbanca la ricetta, no? Sbanca, non so a voi, ma veramente la ricetta ha tanto successo, perché effettivamente le persone sono molto, molto proiettate per questa cosa qua. Nello stesso tempo però anche le trasformazioni. Siamo donne, quindi se ci facciamo vedere che ci siamo comprate un paio di jeans, un vestito da paura, che non avremmo mai pensato di poter indossare, no? Che magari l'amica ce le invidierebbe,
fa tanto gola. Quindi siamo psicologhe, a noi donne questa cosa non ci manca, questo pepe, no? Per capire dov'è che noi vorremmo andare a stuzzicare, perché questo dobbiamo fare, raccontarsi sì, ma andare anche a stuzzicare. E come vai a stuzzicare? Facendo questo, quindi io all'inizio alle mie ragazze faccio fare questa cosa qua, ricette, ma anche trasformazioni, shopping, cose che riprendi dall'armadio, giocare, colore, questo. Felicità, sorrisi, gioia. E il modo di raccontarsi è un modo assolutamente personale. Assolutamente personale. Devono ritrovare. È una domanda un po' difficile. Come? Devono ritrovare, no? La persona che si racconta. Non possiamo andare sì. A copiare qualcuno, perché copiare noi. Esatto. Io ho studiato molti profili, tuttora mi piace guardare i profili. Per esempio, quando ho iniziato, Sara per me è stata la mia fonte. Io ogni sera, no, prima di iniziare anche questa attività, avevo sentito parlare di Sara Settimi. E io mi andavo a vedere il profilo di Sara e me lo studiavo e vedevo quello che lei stava facendo, quello che la gente voleva da lei. Però, per copiare, che poi non si copia mai, bisogna anche saperlo fare, no? Io per esempio vedo delle persone che copiano, ma copiano anche male, mettono delle cose che veramente non l'hanno viste, insomma, ma dove l'hanno viste queste? Perché magari veramente pubblicano post da venditrici e magari ti dicono che si sono ispirate a te, io dico ma dove, porca miseria? Però... Ma dove hai visto? Vabbè. Però allora bisogna sicuramente lasciarci ispirare dalle persone che ci rappresentano di più, ok? Assolutamente. Però ovviamente bisogna metterci del nostro punto, perché ognuno di noi ha del nostro, ha del suo. Non esiste che tu non sai quello che scrivere, non esiste che tu non sai quello che pubblicare, perché se tu tratti il tuo Facebook come un diario, non esiste che tu alla sera non possa scrivere sul tuo diario più intimo di emozioni forti che hai vissuto durante il giorno. Non è possibile che non le hai vissute. Allora, piuttosto che non le vuoi raccontare, però questa è un'attività che ti premia quanto più condividi sta roba qua. Quindi questo devi fare. Capisco che all'inizio magari c'è il disagio, ci sia... Ti ho perso. Sempre un atto di... Magari prima non pensavi di poter fare, no? Eri così sicura. Ti trasforma, quindi sappi che ci siamo passate tutte per il disagio, però sappi che questo è. Bene. Ne vale la pena. Per le nuove normative, Letizia, tu li fai usare ancora 5-10 kg? Io non li ho mai fatti usare. Ok, sì, infatti lo so, ti seguo. Letizia lavora tanto. Io non. Letizia lavora tanto con le trasformazioni di tutto il team. Tutto il team. Si taggano tra di loro, visto, no? Condividete, quindi già sì. Fanno delle cose. Bene. Sì, c'è tanta amicizia, veramente si è creato un gruppo di ragazze che non, no, che magari sono mie frontline, che però hanno fatto, si sono create un gruppo loro WhatsApp, così che si possono taggare, condividere, è bella sta cosa alla fine, perché comunque c'è amicizia, sta attività ti dà. Ma porca miseria, ma dove saremmo state stasera qua, di giovedì sera? Se non saremmo state in Zoom. Sole, invece siamo in... Adesso... 92.
92. 92, cioè non possono essere solo commissioni queste cose, no? Cioè 92 donne sintonizzate tra loro. Qualche uomo c'è, eh? No. Noi unite da... Ecco, sì, ho parlato di donne perché adesso qua vedevo quattro immagini di donne, però assolutamente è per tutti, però... Cioè 92 persone sintonizzate, unite da una missione incredibile, ispirate da persone che hanno cambiato la loro vita e che a loro volta la stanno ispirando ad altri, è veramente qualcosa di spettacolare, no? Cioè le persone non sognano più, le persone oramai si lamentano e basta, e tutto questo comunque dentro di noi ci dà. Io sarei stata sola sicuramente, perché non ho mai avuto chissà quante amiche. Sicuramente questa sera sarei stata da sola. Lo dici a me. Sarei stata. Lo dici a me. Zero amici. Zero. Vabbè. Un'altra. Ce ne siamo creati, no? Come dico sempre, io ho creato esatto. Il dei vostri sogni. Quello non te lo dice nessuno, eh? Non è che te lo dice la tua app quali devi scegliere. Tu ti crei il team dei tuoi sogni. O quello che ti meriti. Le cose sono... Bene, vedo che non ci sono più domande, stanno facendo i ringraziamenti, anche perché ci siamo dilungate, ma è veramente un piacere ascoltarti. Grazie. Sempre tutto più possibile delle persone che ce l'hanno fatta, delle persone di successo. Che dire, se ci vuoi lasciare con una frase, anche se non hai già detto tanto. Io vi posso lasciare con questa frase che... allora, c'è una ragazza... stupenda, che ha mollato perché il marito non voleva e gli ha rotto così tanto le scatole che lei ha appena fatto DDS, tutta felice che veramente ci aveva qualcosa da far vedere al marito per dire sì, ce l'ho fatta, ha preso questo DDS, ce l'ha fatta e poi ha mollato perché ma il marito ci ha avuto una crisi così forte che veramente non vi potete rendere conto, guarda, tanto non guarderà mai questa Zoom, quindi ve lo posso dire, ha avuto un attacco epilettico, pensate dal nervoso di questa moglie che voleva continuare questa attività, una moglie che non lavorava, una moglie che voleva comunque sentirsi parte di qualcosa. Ognuno di noi ha una missione, no, nella vita, cioè non esiste che si possa vivere una vita senza missione. La missione è una cosa che prima o poi la vita ci porterà davanti a questa cosa che tu vuoi assolutamente fare, una missione tua, un qualcosa di tuo, assolutamente. Cioè non esiste che la vita non ti porti davanti al fatto che tu assolutamente devi raggiungere qualcosa di tuo. Sta ragazza... ce l'aveva davanti, ce la voleva fare, ha lottato con tutta se stessa, poi il marito ha avuto una crisi così forte che ha dovuto mollare. Però questa ragazza aveva ispirato un'altra ragazza, una ragazza che sta partendo, determinatissima, e quello che mi fa pensare tutta questa situazione è la tristezza che si prova davanti a sta questione qua, cioè quando tu ispiri una persona, cioè quando tu riesci ad ispirare anche una persona, anche una, e questa ragazza aveva ispirato un'altra ragazza, cavolo, non puoi più tornare indietro, cioè non puoi più tornare indietro, tu sei riuscito ad ispirare una persona, anche solo una, ma ce l'hai fatta ad ispirarne una, tu non la puoi tradire. E la cosa più triste è che questa ragazza, non voglio fare i nomi, abbia mollato non dopo il DDS, ma dopo che ha ispirato una persona, un'altra ragazza, un'altra mamma. Non poteva farlo. Questo era il suo miracolo, non il DDS. Anche lei ha realizzato comunque qualcosa di buono, no? Per quest'altra. Sì,
Certo, assolutamente. Però quando si riesce ad ispirare anche solo una persona, ti senti parte di un miracolo incredibile, incredibile. E vi posso assicurare che la felicità che io ho provato con la mia prima persona ispirata e la felicità nell'aver fatto il PMD in quelle determinate circostanze, no? Che comunque non sapevo bene ancora, no? Quello che sarebbe stato il PMD. Cioè io alla fine mi sentivo la stessa gioia addosso, ve lo posso assicurare, chiaramente vista in cose, in situazioni diverse, no? Ecco, però in quel momento il mio primo sì aveva la stessa intensità. È quello il miracolo. L'hai fatto una volta e lo puoi fare 10.000 volte. E se avete ispirato almeno una persona, non si può più tornare indietro perché non la potete tradire. Non perché si possa tradire, alla fine chi vuole continua. Infatti Isabella sta continuando e sta spaccando. Però tradisci te stessa perché ce l'avevi fatta, ce l'avresti fatta. Ed è un peccato. A Questa è volte. un'opportunità irripetibile, non si può buttare nel cesso. Non si può, non si può, non si può. Io vi voglio lasciare con questa cosa. Devo dire che è abbastanza forte, insomma, quindi siamo noi a decidere se buttarla nel cesso o meno, a parte casi veramente estremi che ci possono stare, quindi lo so bene, lo so bene. Alla fine, Sara, che ti devo dire? Cioè, non c'è marito che tenga, Ma assolutamente, perché cioè, qui hanno già detto di lasciare il marito, eh? Già hanno scritto di ma lasciare. certo, ma dai, ma veramente, è chiaro che comunque no, ti vedi davanti a una situazione di questo tipo, non reagiamo tutti allo stesso modo, però se tu sei veramente convinta, vai avanti per la tua strada, anche perché chiaramente adesso non è che uno vuole entrare nella questione mariti, ok, però cioè, un marito non ti può lasciare per unstoppable, parliamoci chiaro, ok? Cioè, non, cioè se un marito ti lascia per unstoppable è meglio che se ne va a quel paese. Perché cioè Un attimo, perché no, no, sono sicura che questa ragazza tornerà. Sono sicura. Prima lascia il marito e poi torna. certo, però quando uno Certo. non è Ne sono felice. ragazzi, andiamo avanti assolutamente, andiamo avanti assolutamente. Non facciamoci fermare da nessuno perché veramente è qualcosa di incredibile, di incredibile. Siamo a stoppable e quindi siamo inarrestabili. Che dire? Grazie, ma davvero di cuore, grazie, una serata bellissima, tante tante cose, tanta tanta energia, tanta storia, no? Storie che, in cui ci si sono ritrovate tante persone. Quindi vedete che è per tutti. Arriveremo tutti e penso che è l'attività più bella perché è quella che devi scrivere tu. Complimenti per aver scritto la tua storia, Letizia. Grazie davvero. Bella frase, Sara, grazie, wow. Le tue Zoom mi regalano sempre tante cose, mi insegnano sempre tante cose. Grazie, veramente, grazie a tutte. Grazie, ragazze, grazie, una buona serata a tutte. Buon maggio a tutte, che maggio si spacca!